Sulla fase delle spalle, dei colli e delle maniche c'è da spendere qualche parola in più, perché parliamo del cuore della giacca sartoriale. Quindi cosa vuol dire cuore? Vuol dire che una giacca sartoriale si riconosce proprio dall'impostazione della spalla, della manica e del collo. La giacca industriale viene direttamente assemblata, cucita e poi va sulle fasi finali, mentre invece la giacca sartoriale vengono tutti i pezzi prima imbastiti, poi stirati, poi cuciti, poi ristirati e poi passano alle fasi successive. Le spalle vengono imbastite rigorosamente a mano, perché nella nostra giacca rigorosamente sartoriale c'è una notevole differenza di lunghezza tra il dietro e il davanti. Il collo, spendiamo una parolina in più, perché c'è una vecchia definizione nel gergo, nel linguaggio del sarto napoletano, che definisce il collo sartoriale come "addatenea scolla a martiella", che vuol dire, tradotto in italiano, la linea del cranio molto alta, dritta, quasi parallela alla spalla. Quindi anche il collo, come le spalle, viene rigorosamente imbastito prima a mano, poi asciugato sotto il ferro, spezzato e pronto per andare alla fase finale ed essere ribattuto.